Appassionati gamer, appassionate gamer, ci siamo. Domani Cyberpunk 2077 sarà disponibile in tutto il globo e oggi vi facciamo vedere in anteprima la Collector's Edition del gioco. Come potete vedere è di dimensioni titaniche sia per quanto riguarda la confezione che per quanto riguarda i contenuti, ma adesso li andiamo a vedere nel dettaglio. Partiamo dalla parte più bella probabilmente, la statua di V, il protagonista o la protagonista del gioco, che potrà essere maschio, femmina o qualunque altro genere vogliate dargli. La statua è molto molto dettagliata, si vede il protagonista in questo caso in versione maschile sopra una moto che si chiama Yaiba Kusanagi, schiantare lo sgherro di una qualche famiglia criminale o della Arasaka Corporation molto più probabilmente, mentre balza in volo via dalla moto. La statua è dettagliatissima, è un vero e proprio piccolo diorama con tanto di tubature, armi, sporcizie a terra e chi più ne ha più ne metta, un must per i collezionisti. E poi c'è una valigiona veramente grande che contiene, adesso ve la mostro, il gioco con tutte le firme del team di sviluppo. C'è un artbook molto molto bello, molto molto grande, che mostra tutto quello che c'è del gioco, dagli stili, il neomilitarismo, il kitsch, il neo-kitsch, fino ai personaggi come a Johnny Silverhand, Judy Alvarez e persino le pubblicità. Insomma, anche questo è un pezzo da collezione. Poi cosa c'è? La steelbook del gioco in rilievo, molto molto bella. Una busta che cercherò di farvi vedere all'interno cosa contiene. Sembrerebbe la busta prove della polizia di Night City. All'interno c'è un piccolo compendio, la guida a Night City. Molto carina, molto simpatica. Andiamo avanti, ci sono quattro piccole scatoline che contengono un set di adesivi, delle toppe, un portachiavi a forma di automobile, la quadra, una macchina che vi può guidare. E infine un set di spille. Tutto quanto dentro questo paccone enorme di contenuti. Il gioco, che ve lo dico a fare, è incredibile, probabilmente uno dei giochi di ruolo migliori degli ultimi 10 anni. Vi consiglio assolutamente di dargli una possibilità, dovremmo venderlo anche noi a partire da domani. La Collector Edition è esaurita ovunque, quindi se riuscite a metterci le mani sopra siete fortunati, siete tra i pochi fortunati che ne hanno l'opportunità. Per il resto io vi ringrazio per averci seguito, vi invito a iscrivervi al canale YouTube, mettere mi piace alla pagina Facebook e il follow su Instagram. Ciao e al prossimo video!